Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto in un'esperienza che ho dovuto per forza affrontare per diciamo avere dei dati mobili in Svizzera. Perché? Perché come sapete qualche video fa ho pubblicato appunto la mia escursione, la mia esperienza col trenino rosso del Bernina, che ovviamente parte dall'Italia da Sondrio ma poi entra in Svizzera, e la Svizzera, siccome che non rientra nell'Unione Europea, quindi una volta che entriamo in Svizzera il nostro operatore non ci fornirà nessun roaming dati compreso nel nostro abbonamento. Quindi per avviare a questo bisogna acquistare dei pacchetti dati forniti da diciamo degli operatori esterni. Io ho acquistato questo della Olafly, che non mi ha diciamo dato niente. Io sto facendo solo questo video perché ho avuto un'esperienza positiva e lo volevo condividere con voi. Loro danno dei pacchetti con giga illimitati con una durata di giorni in base diciamo all'utilizzo. Sono appunto i pacchetti da 5 giorni, 15 giorni, un mese e per tutte le località del mondo. Appunto io ho acquistato il pacchetto di 5 giorni, che è il minimo, anche se a me serviva solo per un giorno, però il minimo è 5 giorni. L'ho pagato 19 euro e ho i giga illimitati qua in Svizzera dove vi sto parlando, quindi potevo condividere appunto sui miei social, condividere su WhatsApp, chiamare con WhatsApp, fare videochiamate, tutto ovviamente quello che passa attraverso i dati. Questo servizio viene applicato alla eSIM, la SIM virtuale che abbiamo dentro il nostro telefono. Infatti non tutti i telefoni sono compatibili con le eSIM. Vi lascio qua la lista disponibile, anche se magari è in continuo aggiornamento, perché i telefoni ovviamente continuano a uscirne di nuovi e la maggior parte di quelli attuali più recenti hanno l'eSIM, quindi lo slot per una SIM normale, che è quella che abbiamo dentro normalmente, una eSIM che è una SIM virtuale che appunto viene installata nel telefono e ci permette appunto poi di utilizzare questa seconda SIM virtuale quando non prende la prima SIM, perché appunto tipo in questo caso ho cambiato nazione. Quindi detto tutto questo, adesso vi lascio a tutta la procedura che ho fatto per attivarla e poi ci rivediamo qua per le conclusioni. Partiamo! Una volta aperta la pagina principale del sito Olafly, andiamo a digitare la nazione, in questo caso Svizzera. Andiamo a selezionare il pacchetto desiderato, vedete 19 euro. Scelgo quello da 5 giorni, ma c'è varie possibilità, fino a 90 giorni. Essendo come abbiamo detto una eSIM, andando a cliccare su telefoni cellulari compatibili vi dà l'elenco di tutti i cellulari attualmente compatibili, ovviamente una lista sempre in aggiornamento perché i telefoni continuano ad uscire con nuovi modelli. Quindi una volta selezionato il pacchetto andiamo a fare aggiungi al carrello, andiamo a fare pagamento. E a questo punto possiamo scegliere il metodo di pagamento rapido, quindi se abbiamo Apple Pay o PayPal andremo a scegliere uno di questi metodi di pagamento rapido. Perfetto, a questo punto dovremmo inserire tutte le nostre credenziali per il metodo di pagamento che abbiamo scelto. Quindi troverete tutti i nostri dati precaricati, appunto perché li ha presi dal metodo di pagamento. Controlliamo che siano esatti, dopodiché facciamo completa ordine. Perfetto, abbiamo acquistato la nostra eSIM virtuale da Olafly. A questo punto non dovremo fare altro che entrare nelle nostre email e controllare che se abbiamo ricevuto le due email di Olafly, una con il riassunto dell'acquisto, mentre l'altra è quella dove ci va ad indicare appunto come installare e il QR code da scansionare per installare l'eSIM. Clicchiamo su guarda le mie eSIM, aspettiamo che le carichi. A questo punto entreremo nella schermata che ci permetterà di scansionare il QR code, anche se potevamo farlo anche direttamente dalla pagina precedente. Però qua è dove realmente abbiamo tutto riassunto e tutti i dati della nostra eSIM. Clicchiamo su installa QR code e vedete che ci appare il QR code da scansionare. Con il telefono andiamo a scansionarlo e in automatico ci sarà la schermata attiva la eSIM. Facciamo continua e attendiamo che si installi l'eSIM. La procedura ci mette parecchi secondi, però ad un certo punto ci uscirà configurazione rete cellulare completata. Facciamo fine e vedete che adesso abbiamo principale e secondario, che sono le due SIM. Consentiamo il cambio dati rete cellulare, così in automatico farà il cambio. Vedete che in alto adesso abbiamo doppie tacchette di ricezione del segnale telefonico. A questo punto entriamo in impostazioni, clicchiamo su cellulare e vediamo subito che abbiamo le due SIM principale e secondario. Clicchiamo su secondario e qua abbiamo tutti i parametri della nostra eSIM. Ok ragazzi, facciamo il test in questa location svizzera per farvi vedere quanto livello prestazionale rende questo pacchetto dati illimitato che acquistiamo.
Qua prende il 5G addirittura e siamo a 2250 metri in uno sposto sperduto nel nulla, come vedete, e prende il 5G. Questo per far capire la differenza tra Italia e Svizzera anche per quanto riguarda la rete internet telefonica. Quindi vado a fare il test, ovviamente non sarà al massimo delle prestazioni perché comunque è un pacchetto, quindi sarà un po' limitato anche se è un 5G. Vediamo quanto va. Ok, facciamo partire il test. Scusate il fiatone, ma sto camminando in salita. Vado a fare il test. Qua si collega DRA come operatore svizzero. Allora, vediamo. E vedete che per essere un pacchetto dati, che comunque sicuramente è limitato, tanta roba. E come vi dicevo prima, ragazzi, abbiamo pure il 5G. Adesso vediamo l'upload, quindi per inviare foto e video su Instagram, su WhatsApp, su tutto quello che vogliamo a livello social. Anche questo, tanta roba. Vista la location, ragazzi, probabilmente in Italia saremmo stati con la rete 3G in una location tipo questa, sperduta nel nulla, dove non c'è nemmeno un'abitazione né niente, a parte un rifugio che è appunto Ospizio Bernina a 2250 metri. Quindi ragazzi, tirate voi le conclusioni. Secondo me, sicuramente il costo non è basso perché comunque sono 19 euro per 5 giorni, però dati illimitati per chi viene in Svizzera in questo caso, ma come avete visto possiamo scegliere qualsiasi nazione del mondo. Ragazzi, è tanta tanta roba. Se non abbiamo il roaming dell'Unione Europea, dove diciamo tutti gli operatori per legge europea sono obbligati a darci dei dati all'interno dell'Europa, anche se ovviamente non illimitati. La Svizzera ovviamente non è nell'Unione Europea, quindi qua c'è da pagare e basta se non acquistiamo un pacchetto di questo tipo. E questo mio video appunto era per farvi vedere un servizio che io ho scoperto appunto per questa esigenza di questa escursione, e devo dire che tanta tanta roba, anche perché nessuno mi ha dato niente per parlarne, ma è solo un servizio che ho trovato valido e ho deciso di condividerlo con voi. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui ho condiviso questa mia esperienza della Olafly, servizio dati che uno acquista in base alle necessità e al tempo di utilizzo che vuole in tutte le località del mondo, vi è piaciuto e vi è stato utile, l'avete trovato interessante, spero di sì, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler anche di questo servizio, porto anche spoiler perché appunto per far vedere che sarei venuto in Svizzera a fare un'escursione. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità. Ciao e al prossimo video.